Publius arretrato, prende velocità la macchina. I numeri alti sono un po' tutti arretrati. Va via la macchina in velocità. Alla chiusura, Plachi LB mantiene il comando nei confronti della Paola che va dritto, parte alla grande Perignon. Il 2 a tabellone e la Prodigius prosegue il lancio in 13-8 e gradatamente sopravanza Plachi. E siamo al completamento della piegata con la Paola del Ronco che non riesce ancora a passare e se ne vanno 400 in 29 e Paola gradatamente sopravanza Plachi. È molto freddo il francesino, siamo a Napoli, passa e dopo 600 è al comando. Io ho 43,7 sul mio cronometro. E così la favorita a dettare i tempi sposta Perignon per anticipare Di Nardo con Paul di Gris. Si va al mezzo miglio iniziale nell'ordine del 59,4 e di fronte il buon Perignon va a diretto contatto con la Paola del Ronco. Paola deve ripartire sotto la minaccia dello champagne. Si va al chilometro 13,9, 14 e mezzo di fazione e Don Perignon prosegue e mi sa che è proprio un buon Don Perignon, sopravanza la Paola e sposta Plachi LB 14 di fronte, 1,27,9, non riesce a passare il Perignon, si prepara Plachi LB, di dentro è sempre la favorita Paola. Retta d'arrivo con Perignon che intensifica, viene via Plachi LB. Plachi si proietta su Perignon che ha liquidato la Paola. D'Artagnan ci prova e ci crede. Ci crede e ci prova. E come ci crede e ci prova D'Artagnan? Alla finestra, spettatore. Gli altri litigano e lui raccoglie. 1,93 e l'arrivo. 1,58,1, 1,13,8. Bella vittoria del Conway Hall targato LB. Scuderia Leonardo. Totalizzatore che borbotta 8,40. E possiamo dire pennella D'Artagnan, ritorna in auge dopo un periodo così così, la classe non è acqua e non si vende al supermercato. Plachi LB, Perignon che fa un numero da ottimo champagne, la Paola del Ronco, qualche cosa in più ci aspettavamo. 1,93, linea alla regia.